nana colorata, non si può che parlare di postini, o meglio di messaggeri. Il messaggero di Dio è l'angelo, è la stessa parola dirlo. Angelo in greco significa messaggero. E la loro prima comparsa all'interno della Bibbia non fanno altro che i guardiani. Vengono posti da Dio a guardia del paradiso terrestre con una spada infuocata per evitare che Adamo ed Eva, dopo aver fatto il primo peccato, il peccato originale, possano accedere al giardino e mangiare dell'albero della vita. Poi, quando compaiono, compaiono un po' ovunque all'interno della Sacra Scrittura. Tre sono quelli nominati, che sono l'arcangelo Gabriele, la forza di Dio, che va ad annunciare a Maria, a Nazareth, l'incarnazione del Verbo di Dio, della nascita di Gesù Cristo. Quindi c'entra con il periodo natalizio. Poi c'è l'arcangelo Raffaele, che è la manifestazione del Dio che salva, che è Dio che guarisce. Infatti ed è il patrono e il protettore dei farmacisti e dei medici, l'ospedale che porta il suo nome è per questo che viene nominato così. Infine c'è San Michele, che è tra i tre quello che ha la caratteristica meno collegata in questi tempi agli angeli. Alcuni angeli menano, picchiano. Nella particolarità, Michele è quello che combatte contro Lucifero, contro gli angeli ribelli e li scaccia dal paradiso, li fa precipitare, come racconta Dante, nell'inferno. Sono degli angeli ribelli. Ribelli perché? Alcuni dicono perché volevano essere come Dio, altri, in maniera più sottile, ne descrivono dei demoni l'invidia verso gli uomini. Come voi direte, degli angeli che sono invidiosi verso di noi? Sì, perché secondo la teologia cristiana noi siamo quelle creature che Dio ama in maniera particolare, che perdona in maniera particolare e a cui ha donato una caratteristica che gli angeli non hanno. Noi possiamo creare, possiamo realizzare con le nostre mani delle opere d'arte a maggior gloria di Dio, veniva scritto nelle opere medievali e rinascimentali. Torniamo agli angeli. Ho messo uno scarabocchio di un'ala colorata perché all'inizio, o meglio, nelle prime rappresentazioni cristiane, gli angeli hanno tutta una caratteristica, un caratteristico piumaggio policromo per rappresentare la totalità della bellezza di Dio, per rappresentare in alcuni casi una connotazione da pavone, non tanto per la vanità quanto per la caratteristica della carne di pavone di essere particolarmente coriacea, tant'è che per gli antichi era una carne immarcescibile. Quindi il pavone diventa anche simbolo di non corruzione e quindi gli angeli assumono questa colorazione variegata. Alcuni particolari angeli, che sono i serafini, sono sempre dipinti di rosso. Perché questo? Perché il serafino è l'angelo più vicino a Dio, è l'angelo che ama così tanto Dio da bruciare d'amore per lui. Quindi il rosso rappresenta le fiamme. Quando dite a qualcuno che è molto tranquillo di essere serafico, che è serafico, non state proprio prendendo il segno, almeno secondo l'origine della definizione biblica. Cosa succede nel tempo? Che soprattutto da Giotto in poi le ali degli angeli diventano bianche tranne per Caravaggio quando dipinge la sosta dalla fuga in Egitto e mette delle bellissime ali di rondine nere davanti a questo angelo che suona la ninna nanna per il bambino. E qua c'è un'altra caratteristica che dal Rinascimento in poi, dal Gotico, anzi non dal Rinascimento, dal Pre-Rinascimento, dal Gotico, dalla seconda parte del Medioevo in poi, viene dato in mano agli angeli gli strumenti musicali. Fino ad allora gli angeli avevano o le trombe per annunciare, appunto, con la tromba si annunciava l'arrivo del re e si annuncerà secondo
l'Apocalisse, la fine dei tempi, non la fine del mondo. O le trombe o le armi, perché appunto si diceva gli angeli picchiano e le armi servono per difendere noi e l'ordine del creato dal tentativo dei diavoli di intervenire. Dopodiché cominciano a mettere nelle mani degli angeli strumenti musicali. Una tra le più grandi rappresentazioni di angeli musicanti è qua vicino, è al santuario di Saronno, dove nella cupola viene rappresentata una varietà talmente vasta di strumenti musicali che ci hanno fatto su questa rappresentazione hanno fatto degli studi per andare a ricercare tutti i tipi di strumenti che si usavano nel Rinascimento qua in Lombardia. Che altro dire degli angeli? Che purtroppo una pubblicistica dall'Ottocento in poi li presenta senza nervo, vengono spesso rappresentati come qualcosa di sdolcinato, mentre all'origine il primo angelo, come abbiamo detto, aveva una spada infuocata, San Michele picchia e vince i demoni, mentre all'origine, dicevo, hanno qualcosa di più pepato, di più caratteristico e più carattere. È un qualcosa, l'angelo, che ha più varietà rispetto all'angioletto dell'immaginetta di cui siamo abituati a vedere nelle rappresentazioni un po' mielose. Buon Natale, questa è l'ultima puntata del calendario dell'Avvento in previsione del Natale. Buon Natale, che gli angeli, per chi ci crede, ci possano proteggere e vediamo di essere ognuno di noi angelo per se stessi e per gli altri. State il più possibile protetti e buon Natale a tutti, in particolar modo a quelli che lo passeranno da soli e quelli che lo passeranno da soli perché in ospedale. Vi aspettiamo tutti, aspettiamo di poter ritornare a festeggiare tutti insieme in piazza, speriamo molto presto o comunque il prima possibile.